Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Animal Crossing New Leaf. Eh sì, perché il primo episodio è andato non bene, benissimo, e quindi date il benvenuto al Sindaco Elfius. Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora mi raccomando velocissimamente iscrizioni, commenti e like per continuare a supportare questa serie. E per essere dei veri lupi non dimenticate anche di dare uno sguardo agli abbonamenti. Allora, dove eravamo rimasti l'ultima volta? Non mi ricordo neanche tanto bene, quindi schiacciamo su continua e andiamo a vederlo ragazzi. Direi che sono Elfius. Sono proprio io, il sindaco Elfius ragazzi, da oggi in poi mi raccomando dovete chiamarmi così. Buon salve Fuffi. Salve Sindaco Elfius. Grazie, grazie, sono proprio io. Attualmente a Prugna sono le 4:17 di martedì 20 settembre. E questo purtroppo non credo di poterlo cambiare. Allora cominciamo? Ma sì, dai. Ricevuto, mi metto subito al lavoro. Preparazione della tua città in corso. È così lunga la procedura per iniziare a giocare ogni volta? Mi sto già stancando. Dimenticavo, Sindaco Elfius. Ultimamente non ti ho visto spesso, tutto bene? I tuoi vicini stavano chiedendo di te. Non vedono l'ora di vederti. Eccomi qua, subito sento la mia mancanza. Ma io non mi sono mai spostato. Oh, c'è un papero! Non è un papero, è un pellicano. È Tino! Salve sindaco, ho una lettera per te. L'ho già messa nella tua cassetta delle lettere, non dimenticare di ritirarla. Quando la tua cassetta delle lettere è piena non posso più consegnarti nulla, quindi svuotala regolarmente. Quando ricevi della posta vedrai il segnale lampeggiare. Come adesso, niente male, eh? Grande servizio, Tino. Così capirai che c'è posta per te. Beh, mi rimetto al lavoro. Ci vediamo. Salve, signor Tino. Alla prossima. Lei si trattiene sull'isola, a quanto vedo. A bighellonare. Questa non è una cassetta della posta, come abbiamo visto l'altra volta, ma è del pattume, dell'immondizia. Ok, ho avuto qualcosa. Un regalo da Nintendo? Ti diamo il benvenuto ad Animal Crossing New Leaf, se hai bisogno di aiuto consulta questo libro, va bene. Da mamma invece, tesoro bla 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 bla, come ti senti? Ecco un regalo per iniziale, buona fortuna mamma. Mittente anonimo, aspetta me lo so perso? Vediamo, devo averle da qualche parte qua, ecco infatti. Lettere, vediamo, mittente anonimo, vediamo. Per il Fuzz, congratulazioni... neo sindaco, in realtà dovevo diventarlo io, ma poi per una serie di... Ma chi è questo? Una serie di contrattempi, le cose sono andate diversamente. Adesso farò il tifo per te. Va bene, che resti tra noi due. Va buono. Ma i regali, ragazzi, come si fanno a ottenere? Ritira regalo, ecco qua. Ritira regalo. Fantastico, vediamo che mi hanno mandato. Devo andare a vendere anche sta roba, quindi... Abbiamo avuto un manuale di istruzioni. Ma non si può leggere, è finto. E poi abbiamo avuto un armadio minimalista. Grazie mamma, proprio quello che a me piace ricevere. Ho 0 stelline, dobbiamo subito porre rimedio a questa cosa ragazzi. Devo andare a vedere, andiamo da Tom. A questa parte se non sbaglio. Ciao topo della mia isola. Come stai? Tutto bene? Il benvenuto. Allora, i negozi sono da questa parte qua, in questa pericolosa zona attraversata dal treno. Andiamo a vedere. Dovevo andare da Tom, ragazzi. Non credo che sia la bottega di Nook. Tom è da Tom, ovviamente. Vediamo. Dobbiamo iniziare a fare i nostri debiti. È il momento di spendere stelline, non di farle. Benvenuto. Ah, Elfius, benvenuto. Hai già sbrigato tutto quello che c'era da fare? Bene, bene, Elfius, ho finito di fare i conti di quello che mi devi. Non è mai piacevole parlare di stelline. Ma sai come, Elfius, non possiamo cominciare i lavori senza un piccolo anticipo. Una cifra irrisoria piena di 10.000 stelline, che ne dici? Affare fatto. Molto bene, ricordati, dobbiamo ricevere tutte quante le stelline prima di metterci al lavoro. Non fare quel muso lungo, in città troverai di tutto e di più per guadagnare stelline in un lampo. Puoi raccogliere frutta e conchiglie e vendere la ricicla e ricrea per farti un bel gruzzoletto. Risparmia qualcosina per comprare un retino e una canna da pesca al negozio, sono un buon investimento. Con questi attrezzi potrai catturare insetti e pesci da rivendere per guadagnare ancora più stelline. Ti ritroverai ricco sfondato senza nemmeno accorgertene. È molto meglio che andare alla ricerca di lavoretti part-time sottopagati, sì sì.
Bene, bene, torna qui da me quando avrai racimolato le tue 10.000 stelline in bocca al lupo. Ma io con 10.000 stelline ci campo chissà quanto tempo. E invece le devo dare a lui. Non siamo messi bene già da subito, ragazzi. Non siamo messi affatto bene. Fatemi sapere una cosa giù nei commenti, ragazzi, se il volume è troppo alto, ok? Allora, questa è la bottega di Mirko e Marco. Ago e Filo e Ricicla e Ricrea, dov'è che era? Non me lo ricordo, aspetta un po'. C'era un negozio che si chiamava così, l'avevo visto. Questo è il museo. L'avevo visto Ricicla e Ricrea, giusto? Ci eravamo passati davanti. Aspettate che lo ritrovo. Ok. Ero alla ricerca del negozio, ma non la vedo. Davvero spiacente di disturbarti, ma potresti venire un secondo qui ad aiutarmi? Chi sei? Oh mio Dio, ragazzi, ma è Strizzo! È Spirideo! Eccoci qua, allora, presentiamoci, piacere di conoscerti. Come vedere, io sono lo spirito della lampada. Cioè, credo che tu possa vedere la solo la lampada, ma io ti sto parlando al suo interno. Non sono a mio agio a chiederti un favore così a bruciapelo, ma potresti portarmi in un posto calmo e tranquillo, per favore? Magari casa tua, ad esempio. Ti assicuro che ne varrà la pena, perché non ci fai un pensierino? Ma certo, una lampada e un genio mi fanno comodo. Sul serio, grazie infinite. Sono uno spirito timido e non mi vanno a genio posti aperti come questo. Non sai mai chi ti guarda. Bene, allora faccio fare tutto a te. Vieni a ca. Vieni a ca che ti porto alla mia casa. Ero alla ricerca di Ricicla e Ricrea, che è questo, giusto? Ricicla e Ricrea è questo, quindi qua dovrei vendere la roba. Nel frattempo andiamo a provare, ragazzi, così facciamo un po' tutto. Comunque questo gioco mi sta piacendo veramente tantissimo, eh. Se anche voi avete giocato ad Animal Crossing New Leaf, dovete assolutamente farmelo sapere giù nei commenti. Ciao Alpaca, una cosa che vorrei venderti. Oh, ciao Mirko, cosa mi hai portato oggi? Potresti dare un'occhiata a questo registratore? Ok, se vuoi te lo compro io a 175 stelline. Oppure puoi decidere tu il prezzo e metterlo in vendita qui da noi. Cosa preferisci fare? Ah sì, la tua offerta va benissimo, preferisco venderlo subito. Ora ho portato un cliente come al solito, non ci sono particolarmente affezionato. Ok, va bene. Quindi è così che funziona. Un soldo per il buon topo. Grazie mille. Con il tuo aiuto siamo riusciti a riciclare e restaurare tantissimi oggetti. Se i tuoi clienti ti portano altri oggetti del genere, vieni pure a venderceli quando vuoi. Ok, ma certo, allora io me ne vado. È così che funziona, ragazzi. Ah, salve! Non ci siamo ancora presentati, vero? Mi chiamo Mirko, insieme a mio fratello gestisco la bottega di Marco e Mirko in via degli acquisti. Se hai tempo vieni a farci visita qualche volta, sono contento di averti conosciuto, molto contento. Arrivederci, lento topo. Non è un topo, ragazzi. È un procione. O, per la precisione, un tanuki. Scusa per averti fatto aspettare. Benvenuto nel nostro negozio di riciclaggio e restauro, ricicla e ricrea. Oh, ma è incredibile. Tu non sarai per caso il nuovo sindaco? Sì, sono proprio io in persona. Sono così felice che tu abbia voluto farci l'onore di visitare il nostro umile negozio. Il nostro negozio acquista oggetti e mobili e poi li rivende. Se poi ci porti uno degli articoli speciali che appaiono sul carrello davanti al negozio, scartello penso, ti daremo molte più stelline. Puoi vendere direttamente a noi al prezzo che ti proponiamo, oppure decidere tu il prezzo e sperare che arrivi un acquirente. Quindi sindaco, se hai delle cose che non ti servono, portacele pure quando vuoi. Avrei qui della frutta, signora. Vediamo un po'. I tuoi ordini come posso aiutarti? Compra le mie cose. Ah, pure le rape ho visto che si possono vendere. Vuoi vendere qualcosa? Che cosa? Vuoi della frutta? Una per volta le ciliegie, ragazzi. Non le mette una sopra l'altra? Non le accumula? Ti venderei la lampada, ma non so se la accetti. È tutto bene. Ok, vediamo un po'. 1400 soldi. Affare fatto, signora. Oh, i nostri primi soldi. Torna pure quando vuoi. Va bene. Vediamo un po' che vende. È un po' tipo la bottega di Nook, ragazzi. Questi sono posti vuoti, giusto? Questi quadri. Guardate Merino che se la schiaccia proprio. Che sta schiacciando un mega pisolino sui suoi progetti. Svegliati, pelandrone. Non farlo! Va bene, scusa.
Il mio tesoro è molto stanco, sai, a lavorare tutta la notte. Ti prego, lascialo dormire, ok? Va bene, quindi lui forse lavora di notte, non lo so. Vedo cose belle qui, un letto mi farebbe proprio comodo, ma siccome non ho la casa, ho la tenda. Aspettiamo magari di avere la casa. Grazie a lei, signora. Oggi, ragazzi, esploreremo un po' tutti i negozi e cercheremo di capire come sbarcare il lunario. E cercheremo anche di farci una pala e un retino per accaparrarci qualche creatura. Vediamo un po'. Io andrei un attimo a raccogliere di nuovo tutta la frutta, così sappiamo almeno cos'altro vendere. E vediamo anche se possiamo vendere al negozio di Marco e Mirko. Non lo so se funziona così anche in New Leaf, ragazzi. Probabilmente no. Ma Alpaca e Merino sono i nostri nuovi Mirko e Marco. Quindi dobbiamo affidarci a loro per la vendita degli oggetti. Vediamo un po', raccolgo un po' di cose e poi andiamo a vedere. Ok, adesso ho le tasche piene, quindi mi tocca andare a vendere. Ho delle tasche minuscole, manco a farla apposta, quindi sarà difficile accumulare troppi oggetti. Andiamo a vedere se alla bottega posso già comprare qualcosa o vendere qualcosa. E a seconda delle possibilità con le stelline mi regolo poi se accumulare altri soldi oppure trovare altre soluzioni. Perché ci sono due porte poi? Boh, chissà. No, quella è una finestra. Ok, ho visto male. Eccolo qua, gli attrezzi del mestiere. Ciao ciao, benvenuto, vieni, entra. Soldi. Non ci credo, sbaglio, è la prima volta che ci onori la tua presenza nel nostro negozietto. Hai già conosciuto mio fratello Mirko? Vedrai, anch'io sono un bravo commesso. Il nostro negozio vende una vasta gamma di mobili e di oggetti utili per la vita di tutti i giorni. Come vedi, il nostro negozio è molto piccolo, ma ben fornito. Buona spesa. Soldi. Ladri. Cosa sono questi? Progetti, cosa sono? Questo splendido articolo è carta tartan. Pacco di 4 fogli. No, grazie. Non so che farmene al momento. Servirà a scrivere cose. Quello è del parato, un biscotto della fortuna. Direi che è meglio retino e pala. 500 stelline, sì. Me lo posso permettere. Oh oh, ho le tasche piene. Scusa, Gennarino. Torna pure quando le avrai svuotate un po'. Ma non ti posso vendere niente? Vediamo un po'. Voglio vendere. Oh, possiamo vendere anche qua. Bene, bene, così vuoi vendere qualcosa. Il nostro negozio collabora. Ok, perfetto. Possono esserci delle differenze tra il pezzo che ti offrono loro e quello che ti proponiamo noi. Vediamo un po' cos'hai. Vabbè, non lo so se si guadagna di più o di meno da questo fanfarone. Conchiglia e un po' tutta la frutta che ho raccolto, ragazzi. Guardate che tasche piccole, sarà difficile. Dovrei anche mettere in ordine ogni tanto, altrimenti ne vengono i tic agli occhi. Posso offrirti ben 1288 stelline. Ok, ho dei soldi e ho dello spazio adesso, quindi fammeli spendere. 500 questo e 500 la pala, anche secondo me. Bene. E anche sold out. Sai come si usa? Se ti va ti posso dare qualche dritta su come utilizzare nel migliore dei modi. Sono tutto orecchi, sentiamo un po' quali sono i consigli. Il retino serve proprio a quello che pensi, è un attrezzo utilissimo per acchiappare gli insetti. Logicamente non potrai usarlo in casa, prendilo nelle tue tasche solo quando sei all'aria aperta. Scorgi un insetto, premi A per usare il retino e catturarlo. Se l'insetto si posa su un fiore o un albero, avvicina di soppiatto tenendo premuto A e quindi abbassa il retino velocissimamente. Alcuni insetti possono essere catturati solo se colti di sorpresa. Devi essere più svelto di un ninja. Va buona. Splendido articolo pala. Anche questa la prendiamo. Perfetto. A proposito, sai come si usa? Penso proprio di sì a questo punto. Non fa niente, lo so. Nessun problema. Ok, soldi. Proprio ossessionato dai soldi. Allora, la questione resta un po' come si prendono gli oggetti dalle tasche. Cioè, non ditemi che devo prenderli proprio uno ad uno. Cioè, non c'è una rotella degli oggetti come in New Horizons, ragazzi? Non lo so, se c'è, e io non so come si usa, mi raccomando, scrivetemelo giù nei commenti, così mi aiutate un po' a capire tutte le cose di questo gioco, che io non le so bene tutte, perché è la prima volta che ci gioco. Cosa abbiamo qui? Ago e filo, come ben sappiamo. Però prima di andare a esplorare gli altri negozi, ragazzi, cosa che voglio fare oggi, voglio andare a vedere anche Spirideo, che cosa ha per noi. Il nostro genio della lampada. Vediamo un po'.
Ce l'ho in tasca, pensate un po'. Chissà se me lo posso tenere per sempre. Chissà se Spirideo è il mio genio porta fortuna forever. Posso già catturare pure gli insetti, dopo ne prendiamo un po' e andiamo a esplorare il museo. Insomma, sappiamo un po' già che cosa fare, ci sono tantissime cose da fare. Sono emozionatissimo di giocare a questo gioco, ragazzi. Troppo, troppo bello. Mi sembra nuovamente New Horizons da capo. Oddio, ma la casa è proprio vuota. Forse quel letto me lo devo comprare. Scusa il disturbo, sindaco. Fuffi, ma io ho da fare. Ho un incontro segreto con Spirideo. Che emozione, come se tu fossi in campeggio, no? Anch'io ci andavo da piccola, che nostalgia. Accendevamo un bel fuoco e cominciavamo tante... cucinavamo tante cose buone. A volte facevamo anche i popcorn. Non comune. Ricordo che vivevano... venivano sempre un po' brusciacchiati. Ma sai una cosa? Anzi, mi sembravano deliziosi. Oh no, mi sono lasciata trasportare i racconti e mi sono persa di nuovo. Scusami tanto. Comunque sia, Elfius, ti ho portato una bella cosa. Grazie. Tutti che mi fanno regali. È una lanterna. Fuffi, magari ti potevi sprecare un po' di più. Ero sicuro di aver visto una da qualche parte, così sono andata al magazzino del municipio e l'ho trovata. Ho pensato che avrebbe potuto farti comodo, visto che adesso abiti in una tenda. Se tocchi l'icona con la borsa sullo schermo inferiore o premi X, puoi vedere cosa hai in tasca. Devi fare altro che selezionare la lanterna, scegliere e metti in stanza. Mi fai vedere come ci sta? Va buon! Questa è sempre la parte del tutorial, ragazzi, praticamente. La mettiamo in questo angolo, secondo me. Metti in stanza. Ok. Che ne dici, Fuffi? Ci sta bene? Sì, proprio così. Poi rivolgiti verso la terra e premi A per accenderla. Perché non provi subito? Va buon! Ecco fatto. Benissimo, è molto vecchia e non ero sicuro se funzionasse oppure no. Bene, sembra tutto a posto. Oh, dimenticavo, se ti rivolgi verso la lanterna e tieni premuto, ah? Puoi spostare gli oggetti. Davanti e indietro, ruota come preferisci, metti dove ti piace. Inoltre, se vuoi spegnere la lanterna, di nuovo A. E metti in tasca con Y, credo di averti detto tutto. Scusa per il disturbo e per aver parlato tanto, è meglio che vada. Ciao Fuffiland, grazie per la visita. Bene, quindi ragazzi, sappiamo già tutto. E, però Spirideo pure lo dobbiamo piazzare in casa, secondo me. Siamo in casa, quindi metti in stanza. Ehi, genio della lampada, esci fuori. Siamo in privata sede. Preparativi in corso, Spirideo, lo spirito della lampada, ricordi? Sì, ma esci. Non lo so se ho sbagliato qualcosa, ma vabbè. Lo lasciamo là? Non lo so, non mi ricordo. Non ho capito bene quello che dovevo fare. Mi sembrava di doverlo portare in casa. Aveva detto così, andiamo in un luogo appartato. Ha detto questo, no? Boh, vabbè, ok. Andiamoci a vedere un attimo al volo tutti gli altri negozi, ragazzi. Voglio incontrare tutti i miei personaggi preferiti. Fuffi, l'abbiamo incontrata. Tom Nook l'abbiamo incontrata. Mirko e Marco. Alpaca e Merino, che non mi aspettavo di incontrare così in fretta, visto che New Horizons è tutto diverso. Tocca ad Ago e Filuz. Vediamo. Ci sono due parti, come se fossero una abiti e l'altra accessori. Non lo so, vediamo un po'. È permesso, signori? Sono il sindaco. Ciao, prego, accomodati. Benvenuto nel tempio della moda delle uniche e inimitabili sorelle Ago e Filo. Oh, ma per caso non sarai mica il nuovo sindaco di cui parlo all'intera città? Ebbene sì. Nel tuo arrivo ha destato così tanto clamore che riconoscerti è stato un gioco da ragazzi. Come vedi, il nostro negozio è specializzato in capi d'abbigliamento fatti a mano. Se cerchi degli accessori, dai un'occhiata al negozio alla porta accanto. Quindi ci avevo visto giusto, ragazzi. Che schifo di roba è mai questa? Oh, mamma mia, sono più carino vestito come sono adesso, ragazzi. Non comprerei nulla di tutto ciò. La camicia è molto da sindaco, ma... non lo so se mi va di comprarla. Dei Giants? Mi sembra tutta roba orrida. Mi sento più a mio agio così come sono. Vediamo tra gli accessori se c'è qualcosa che fa il caso nostro. E chi c'è qui? Ma è Beatrice, la venditrice degli accessori. Beh, gente, anche questa è roba un bel po' orrida. Maschere, cappelli. Ma questo che diavolo è? È un cappello questo, ragazzi, o una bandana? L'unica cosa che mi potrebbe piacere è questo cappellino. Bice! Davvero un'ottima scelta, si tratta del cappello celeste. Questo articolo costa 320 soldi, va bene, lo compro. Ti ringrazio. Ok, indossiamolo allora.
Eccolo qua, sempre nell'inventario. Indossa. Ale, sembro un cretino. Vai. Vabbè, ci dobbiamo arrangiare, ragazzi. Graficamente non è bello come New Horizons, ma diciamo che per il momento ce la facciamo andare bene. Che sarebbe sta roba? Vediamo un po'. La bandana, ok, questa direi che non mi piace per niente, ragazzi. Per il momento ci facciamo andare bene questo cappellino. Prima o poi devo anche scattare delle foto, qualcosa, per fare delle foto al mio personaggino, per utilizzarlo nelle locandine dei video, perché altrimenti non ho nulla di bello da mettere in quelle locandine. Ok, quindi qua non ci siamo mai venuti. Alla posta, il tizio che mi ha portato la posta stamattina, vediamo un po'. Tino, il postino. No, questa è l'altra, oddio, non mi ricordo il nome. Pelli, sì, come no, benvenuto all'ufficio postale. Cosa possa esserti utile? Spedire la posta, salvare la posta. Regalo scaricabile. Non credo di poter fare nulla di tutto ciò, o almeno sicuramente non adesso. Soprattutto il regalo scaricabile. Quel terminale, non so che cosa serve, lo vedremo poi. Magari anche questo me lo scrivete voi giù nei commenti, ragazzi, perché non sono ben capace. Qui posso farmi delle foto, vediamo un po', delle istantanee. Vuoi farti una foto formato tessera? 500 stelline? Beh, ne ho poche, però va bene. Visto che faccio facilmente dei soldi, vediamo un po' di fare questa foto formato tessera. Pronto? Sorridi? 2, 3... Ale, dritta così. Il sindaco Ilfiuz. Ti piace questa foto? Credo che mi piaccia, sì. Mi piace. Bene. Ok. Quindi anche questa è fatta. Magari questa foto mi può essere utile per lo scopo che vi ho detto prima. Allora, non ho niente da portare al museo. Prendiamo qualcosa da portare al museo. Il nostro debito, secondo me, ci metterò un po' a pagarlo, ragazzi. E magari off camera posso raccimolare un po' di stelline che mi possono essere utili allo scopo. Vediamo come posso prendere gli oggetti dalla tasca velocemente. Non credo che ci sia una rotella. Prendi. Eccoci qua, corretino, come dei veri cacciatori. Vediamo che insetti. Preso il mio primo insetto. Una libellula rossa, deve essere stata troppo al sole. È di 42 mm. Che evento memorabile, si risolve questo esemplare dell'album. Va bene, ho letto talmente veloce che non si è capito in che lingua stessi parlando, vero? Ok, però il concetto era già chiaro. Ehi, una farfalla! Ehi qua, ma queste scappano, eh! Scappano più veloce degli insetti in New Horizons, eh! Fermati! Oddio mio! Ma il retino qua si rompe? Secondo me no! Una farfalla monarca! Questa me la ricordo. Viene dal regno delle farfalle. Evento memorabile nell'album subito. Ok, abbiamo preso qualche bestia, ragazzi. Quindi possiamo... Oh, ma qua i fiori si seccano, eh. Qua c'è da innaffiare di più, mi sa, rispetto a New Horizons, dove i fiori si facevano i fatti loro. E questo che cos'è? Casa di Sansone. Quindi municipio, bla bla bla. Ok. Andiamo a vedere il museo, ragazzi. È l'ultimo edificio che ci manca da visitare da questa parte. Poi c'è altra roba da costruire. Andiamo a conoscere Blatero, spero e credo. Chissà la caffetteria, poi. Boh, vabbè, tutto un mistero per me. Guarda quante stanze di già. Anche già le opere d'arte, ragazzi, eh. Non dormire, svegliati, Blatero. Chi è? Dai, sono un animale notturno, di giorno devo recuperare il sonno perduto. Il più cordiale benvenuto al museo di Prugna. Tu sei il nuovo sindaco. Io sono Blatero, il direttore di questo museo. Sono onorato di conoscerti. Il nostro museo ha stanze dedicate all'archeologia, alle scienze naturali e alle belle arti. Devi scusarmi quando inizio a parlare del mio adorato museo. Non riesco più a chiudere il becco. Vedi, spesso ho la testa tra le nuvole e la mia mente prende il volo e non torna più a terra. Bene, ricomincerò da capo usando qualche parola in meno. Nel museo sono esposti insetti, fossili, creature marine e dipinti. La nostra missione è rendere Prugna un centro culturale senza pari al mondo. Al momento abbiamo un problema, il numero di oggetti in mostra attualmente è zero. È un tantino imbarazzante, ma forse tu potresti aiutarci. Ma certo, proprio tu.
Se trovi un oggetto interessante andrò al museo, io e Brugna ti saremo eternamente grati. Ma certo che sì. Posso aiutarti? Donazioni. E ci sono anche i fossili da esaminare, ma non li ho ancora presi. Allora, ti dono per il momento questa libellula e questa farfalla. Mi costa tanto perché potrei venderli. Vedo che hai portato diverse cosette. Diamo subito un'occhiata. Cos'hai di bello? Sì. Spero. Se proprio insisti, accetteremo questa donazione. Ma in realtà, spero che non gli facciano schifo stavolta a sto giro, no? Non preoccuparti, lascia fare a me, ci penso io. Uno spazio perpetuo quanto prima, grazie. Non gli hanno fatto schifo o sbaglio? Hai bisogno di aiuto? No, grazie. Abbiamo finito. E con questo, ragazzi, credo che abbiamo conosciuto un po' tutti i personaggi che per il momento sono presenti sulla nostra... Non è un'isola, nella nostra città, nella nostra nuova città, dove io sono l'egregio esimio sindaco. E quindi direi anche che per oggi abbiamo fatto abbastanza, quindi io mi fermo qui, vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo episodio di questa serie, sempre qui sul mio canale, e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, lasciarmi un commento e anche un like a questo video se vi è piaciuto. Non dimenticate anche di dare uno sguardo ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Francesca, Silvia, Simone, Franci, Cristian, Tancredi, Carlo, Lady, Miki e Nina. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!